Ho sempre avuto la sensazione scomoda e stupefacente di non sapere niente. Restavo allibita dal non sapere. Lo stesso poi con la letteratura e con la poesia, più leggevo e più mi sfuggiva tutto di mano. Imparando a meditare, sono entrata in familiarità lentamente, lentamente, con il non sapere. Mi accorgevo che meno sapevo, più sperimentavo. E più tardi, cercando di passare agli altri la pratica della meditazione, mi sono accorta di come chi sa o crede di sapere molto sperimenta solo esperienza di seconda o di centesima mano. Non è mai in intimità con niente, non trema davanti al non conosciuto. Non ci sono né esperti né maestri, se non quelli che ti spingono a conoscere in prima persona, a ferirti e medicarti, e al massimo ti preparano ben dei cerotti per quando sosti un momento e li guardi disperato negli occhi. Una buona pratica preliminare a qualunque altra è la pratica della meraviglia. La pratica della meraviglia è una pratica che cura anche il cuore più ferito della terra. Si può andare a trovare un piccolissimo pezzo di prato, un pizzico di prato, c'è sempre, anche in città, e guardare a lungo. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato, che ha potuto esercitare solo la paura.